Oggi inauguriamo il laboratorio di ricerca traslazionale, un progetto ambizioso e di grande rilevanza, orientato alla ricerca in ambito cardiovascolare. Questo laboratorio non è solo un luogo dove la scienza di base incontra la pratica clinica, ma rappresenta il nostro impegno come realtà privata per l'innovazione e per il progresso della medicina, la valorizzazione dei talenti e delle professionalità dei giovani ricercatori italiani che decidono di restare nel nostro paese per favorire lo sviluppo. Io la ringrazio perché considero questa iniziativa come un'iniziativa pilota del rapporto non più opportuno ma assolutamente fondamentale tra la formazione, l'impresa, gli enti di ricerca. Questo è il vero ecosistema. Ci occupiamo della salute del paziente allo scopo di trovare biomarcatori di malattie e nuovi sistemi di cura. Dall'inizio praticamente in area di prevenzione, ma anche poi nel follow-up del paziente. La realtà che si inaugura oggi come centro di ricerca traslazionale ha un substrato di ricerca sperimentale preclinica che suggella un lungo percorso datato nel tempo, che ha visto accrescere sia il dimensionamento del laboratorio che è l'approntamento tecnologico, ma ancor più l'arruolamento di ricercatori e di relazioni col mondo accademico nazionale e internazionale. Maria Cecilia Hospital attrae pazienti da tutta Italia, addirittura oltre il 60% dei nostri pazienti che si sottopone ad un trattamento chirurgico e preventistico presso il nostro ospedale viene da altre regioni italiane al di fuori dell'Emilia Romagna e numerosi pazienti anche da altri paesi europei e in Italia. Ringrazio tutti i presenti per il sostegno e la fiducia che riponete in noi. La vostra vicinanza e il vostro sostegno sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Un particolare ringraziamento va al Ministro Onorevole Senatrice Anna Maria Bernini, il cui impegno per la ricerca all'università rappresenta per noi una fonte di ispirazione per lo sviluppo di questo progetto. Siamo certi che insieme potremo fare la differenza per il nostro Paese. Grazie a tutti.